Vediamo quindi il mito della città ideale, a cui accennavamo prima. Prima di essere un luogo fisico reale, la città ideale è un'aspirazione astratta verso la perfezione geometrica e armonica del mondo. Furono i pittori a darne una prima realizzazione visiva. Abbiamo tre tavole, le cosiddette tavole di Urbino, di Baltimora e di Berlino, realizzate da anonimi, ma sicuramente nello stesso ambiente culturale. Si pensa inoltre che tutte e tre queste tavole, in legno di pioppo, siano state originariamente delle spalliere di arredi o inserti del rivestimento ligneo di una stanza. Hanno degli elementi in comune, a parte il tema e la composizione generale. Non ci sono infatti figure umane, tranne che in questa di Baltimora, che però sono forse da considerare apocrife, quindi non realizzate dall'autore originale. La posizione simile del punto di fuga, la pavimentazione geometrica in opus sectile, quella tecnica che usa lastre di marmo tagliate a formare varie decorazioni. Inoltre, il rifarsi all'ideale estetico di Leon Battista Alberti, architetto e umanista che vedremo un'altra volta. Vediamo adesso in particolare questa tavola di Baltimora, che è un trionfo dell'antico. Vediamo infatti il Colosseo, la reinterpretazione dell'Arco di Costantino e il Battistero di Firenze, costruito, secondo gli umanisti, su antichi resti romani. Ecco invece la tavola di Urbino, dominata dal grande edificio centrale a pianta circolare, ornato con un doppio ordine di semicolonne corinzie. La porta socchiusa presenta un foro inciso nel supporto ligneo, che corrisponde al punto di fuga della prospettiva. La fascia inferiore richiama l'opus reticulatum romano, che Leon Battista Alberti aveva usato per Palazzo Rucellai a Firenze e sempre nella fascia bassa dell'edificio. Ai lati ci sono dei palazzi, le cui facciate sono movimentate da ordini architettonici sovrapposti. Ci sono infine due pozzi simmetrici ottagonali. La città ideale così compiuta non fu mai realizzata a causa dei grandi costi e dei lunghi tempi di realizzazione, però in alcuni casi importanti personalità sostennero la realizzazione di pochi frammenti urbani, per così dire, ispirati a questo ideale estetico, e ci ritorneremo.